Allora, Seat Pagine Gialle diventa una local marketing web agency. Questo cosa significa? Cosa cambia in termini di servizio, soprattutto anche a livello di pubblicità? E visto che si parla di web agency, quanto ha pesato nel 2010 il web e quanto peserà nel 2011? Perfetto, allora significa per noi trasformare il modello di business da directory classica a un modello servizio. Significa entrare nel mondo dei servizi di marketing online. Per noi il primo passo è creare, costruire, sviluppare il sito web per i nostri clienti. Oggi in Italia meno del 30% delle aziende ha un sito web, quindi c'è un'opportunità straordinaria di sviluppare le piccole e medie imprese attraverso questa nuova forma. Per noi i risultati 2010, raccolta pubblicitaria totale sul web, hanno rappresentato 266 milioni di euro, in crescita del 37% sull'anno precedente, e i servizi di marketing online, cioè la componente di siti, di sviluppo di servizi per le piccole e medie imprese, 100 milioni di questi 266, quindi rappresentano circa il 38%. Per il 2011 ci pensiamo di una crescita superiore al 20% del segmento online, in particolare trainata proprio dai servizi di marketing online, che rappresenteranno un peso del totale fatturato online di oltre il 50%. Insomma, vi inserite in un mercato, quello delle web agency, che è già piuttosto affollato, no? E soprattutto lanciate dei nuovi servizi proprio per le piccole e medie imprese che, è noto, in comunicazione e anche sul digital investono veramente poco. Quali nuovi servizi? Beh, allora, affollato sì, perché sono 3.500, però un mercato che cresce del 18-19% anno su anno, oggi vale circa 1 miliardo di euro, e c'è un potenziale di crescita e di sviluppo enorme, per cui credo questa sia una notizia importante. I nuovi servizi saranno, come dicevo, tutti quelli legati allo sviluppo dei siti web, e stiamo introducendo servizi aggiuntivi. Abbiamo appena lanciato adesso un servizio e-commerce per la piccola e media impresa, un servizio di banner, cioè di display advertising. Le direttrici future per lo sviluppo saranno orientativamente sulla parte mobile, sulla parte local e sulla parte social, quindi con sviluppo di applicazioni e di servizi specifici in queste tre aree. In termini di innovazione, voi siete tra i primi a lanciare una versione di pagine gialle e di pagine bianche su iPad. Ci racconti le novità? Questo è uno sviluppo importante che noi abbiamo fatto, perché metteremo a disposizione dei nostri utenti 204 volumi di pagine gialle e oltre 100 volumi di pagine bianche, per cui una massa di informazioni enorme disponibili sia online che offline, quindi per i nostri clienti. Per noi significa cominciare ad abbinare un modello sempre di più multimediale, che vede nella carta, nel tutti gli strumenti, nelle forme nuove, una sua declinazione naturale. L'iPad, come dicevo, siamo i primi al mondo a svilupparla, rappresenta per i nostri clienti la possibilità di erogare anche i contenuti print su piattaforme diverse. Per i nostri utilizzatori, in particolare su un utilizzo indoor, dove questo strumento vediamo che è il più utilizzato, avere a disposizione in un formato veramente semplice, tascabile e portabile in giro, tutta lo scibile delle pagine gialle e delle pagine bianche. È cambiato il vostro servizio, avete rinnovato anche la forza vendita, come e soprattutto come la comunicherete? Abbiamo rinnovato la forza vendita, in particolare per le piccole e medie imprese, attraverso un network di agenzie che si chiama WebPoint. Sono 140 agenzie in Italia, che, sotto il quale ci sono 1.500 specialisti sul field. Ogni agenzia ha dentro di sé dei webmaster, dei web consultant, in grado di gestire a 360 gradi una campagna di marketing per i nostri clienti. È partita la scorsa settimana, un test per una campagna di comunicazione su questi WebPoint, che ha il compito proprio di educare, informare i nostri clienti sulla possibilità di sviluppare delle campagne, dei siti con noi in maniera professionale e a prezzi veramente contenuti. Obiettivi 2011 in termini di giro d'affari e ovviamente anche di raccolta pubblicitaria. Abbiamo parlato di linee guida, abbiamo principalmente detto un miglioramento del trend dei ricavi, abbiamo però detto che questo trend dei ricavi deve avvenire attraverso un ulteriore bilanciamento della componente online e della componente print, per cui in particolare abbiamo dato degli obiettivi di crescita di almeno del 20% sulla parte online, e questo siamo assolutamente committati, sarà il nostro primo target per il 2011.